ancora, bella squadra e un bel programma. Sono commosso, orgoglioso e sento una grande responsabilità e spero di fare tante cose buone e di sbagliare il meno possibile. Una risposta alle parole di Napoleon Kerr di oggi. Juncker, ma uno che è governato, cioè è pagato per governare anche gli italiani, non può dare dei lazzaroni e dei corrotti a 60 milioni di persone. Quindi forse in Europa sono abituati a qualche ministro che va su col cappello in mano a chiedere qualche spicciolo. Penso che questo governo, sono sicuro che questo governo, fra le sue priorità, con educazione, con sobrietà, sarà quello di riportare l'Italia ad essere protagonista in Europa, perché non abbiamo niente da invidiare o da imparare da nessun altro. Per andare fino in fondo, altrimenti non avremmo neanche cominciato. Qual è la prima cosa che farà? Capire, ascoltare, essere più possibile in mezzo alla gente, perché se non si riconoscono i problemi non si capiscono, essere più possibile in mezzo agli uomini e alle forze dell'ordine, e spero di aiutare, motivare e tutelare da ministro. Ci tengo a dire che comunque Silvio Berlusconi oggi l'ho sentito non una ma due o tre volte, perché quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto mantenendo fede a una coalizione a cui apparteniamo. Sono partito a lavorare per questo contratto con i 5 Stelle solo e soltanto nel momento in cui gli alleati mi hanno detto: Matteo, vai e prova. E cercherò di trasformare in azioni di governo non solo i progetti della Lega ma anche quelli di tutto il centrodestra, a cui continuo ovviamente a far riferimento. La situazione con Fratelli d'Italia? Apprezzo tantissimo la dichiarazione di oggi di Giorgia Meloni, che si astiene per permettere la nascita di questo governo, che non ha chiesto nulla.